In questa struttura innanzitutto è stata riqualificata per intero, è una struttura che ha recuperato tutta la sua funzionalità sul piano sociale, perché l'intervento infrastrutturale è stato fatto a 360 gradi, è stata rifatta la pavimentazione, sono stati sostituiti gli infissi, è stato sostituito l'impianto termico, sono stati installati gli impianti fotovoltaici per l'efficientamento energetico. Insomma, è una struttura adesso pienamente operativa che viene riconsegnata in una delle zone più belle della città e ci auguriamo, anzi abbiamo il dovere come amministrazione adesso di renderla quanto più fruibile possibile e a farle assolvere alla funzione sociale nel senso più autentico del termine per la quale è stata riqualificata. Tengo a precisare che questo intervento PICS, che ha denominato la città solidale, ha appunto una caratterizzazione prevalentemente sociale, perché oltre a questo intervento, che è quello diciamo più corposo infrastrutturale, intervento di 800.000 euro, è stato anche riqualificato in parte l'asilo di Pace Vecchia, che era stato già oggetto di una recente ristrutturazione, sono state riammodernate e riqualificate le aree esterne per il verde, sono stati montati dei tendaggi diciamo all'esterno per consentire ai bambini di giocare diciamo in maniera anche un poco più, con questi caldi che cominciano ad essere abbastanza torridi, in maniera un po' più fresca all'esterno, ed è stato anche riqualificato con piccoli interventi sicuramente minoritari rispetto a quello nel quale ci troviamo oggi via Firenze, ossia l'asilo di Capodimonte. La funzione unica della riqualificazione di questi tre asili è appunto quella di recuperare, riconsegnare alla città delle strutture che possono essere quanto più idonee e sicure possibili per farci aggregazione sociale. In particolare in questa struttura valuteremo la funzione sociale attraverso diciamo associazioni e quant'altro nelle prossime ore, a cui poter affidare questo bene e preservarlo, perché naturalmente sono sempre all'ordine del giorno la possibilità di atti vandalici. E anche, e questo è un auspicio, come ha detto anche il sindaco Massella, che queste strutture possano anche incentivare le famiglie a concepire, valutare seriamente di concepire maggiore prole, e anche in questo modo si va incontro anche ad un dato di calo demografico e di natalità che certamente è un po' in riduzione e in calo in tutto il paese. Ci auguriamo che questi possano essere degli stimoli. Sicuramente un auspicio, spero che l'auspicio possa diventare un dato concreto, un dato reale.